Ci troviamo nel centro di Taranto, in via Mazzini, e vedete ciò che resta di Palazzo Frisini, il mitico ed elegante Palazzo Frisini, un palazzo storico di Taranto che fu donato appunto dal legittimo proprietario Frisini affinché diventasse un orfanotrofio e poi successivamente ha ospitato il liceo scientifico Ferraris. Da decenni ovviamente giaceva in uno stato di degrado assoluto, di incuria assoluta, motivo per il quale circa un paio di mesi fa si è verificato un crollo e il solaio e i due piani sottostanti sono letteralmente collassati, letteralmente, e ora vedete tutta la zona transennata, le transenne e l'interdizione ovviamente, come dire, si mangiano la metà della carreggiata, e quindi così l'ennesimo monumento degradato e abbandonato che così si consuma lentamente. La competenza è della provincia di Taranto, dell'ente provincia di Taranto. Il presidente Gugliotti, che si è insediato da alcuni mesi, ha auspicato, e su questo sono d'accordo con lui, un'azione sinergica tra il pubblico e il privato per ripristinare strutture storiche come questa. Ma il discorso, la valutazione è più ampia, perché questo crollo è il crollo di un sistema politico che si è stratificato, che si è perpetrato, come dire, si è negli anni, e tante erano le intenzioni a partire dalla giunta Rana per poi arrivare a Florido, per poi arrivare a Tamburrano, e mai, per così dire, il toro è stato afferrato per le corna, mai si è fatta un'azione effettivamente di prevenzione e di messa in sicurezza dell'immobile. E qui, quando è crollato circa alcuni mesi fa, usciva un fumo bianco, qualcosa di apocalittico sembrava, ed era ovviamente era l'impatto, no, di tutto questo materiale di cemento, di questo tufo che ovviamente come in un'esplosione appunto si collassava, si sgretolava e quant'altro. Ecco, questa è la realtà di oggi. Quindi, da un lato abbiamo visto nei decenni l'abbandono che ha prodotto il crollo, e ora così l'abbandono che è anche esterno oltre ad essere interno, vedete, e chissà per quanti mesi ed anni noi assisteremo a questo tratto di strada che è transennato, che la cui parte più vicina al palazzo è interdetta al traffico, e giacerà, continuerà a giacere così. Questa è la realtà. Qui a Taranto noi assistiamo ad una consunzione, ad un abbandono progressivo, continuo. Il cittadino si è quasi rassegnato, è subentrata una indifferenza paurosa, un senso di rassegnazione, un subire a tutti i costi, quasi ci trovassimo dinanzi ad un destino, come dire, irreversibile. Ecco, questo è il Palazzo Frisini. In altre città d'Italia, palazzi del genere, di pregio storico, di valore, sarebbero stati subito rimessi in sesto, riattati, riqualificati. Gli imprenditori privati avrebbero fatto a gara per entrare anche loro nella ristrutturazione, nella gestione, con un project financing. Qui nulla. Taranto è una città malata che sta morendo, va rivoltata come un calzino, e il crollo di Palazzo Frisini è purtroppo l'ennesima prova provata di quanto sto dichiarando.